questa 2022 come si sta profilando da un punto di vista della maturazione delle uve? Questi sono i giorni dell'invaiatura. Allora, noi essendo molto alti, diciamo che stiamo, diciamo, adesso in un 20% di invaiatura ad oggi, quindi siamo agli ultimi giorni di luglio, quindi fondamentalmente ancora siamo lontani da quello che si prospetta il periodo vendemmiale, però comunque siamo quasi sicuramente 10 giorni, 15 giorni in anticipo rispetto a una vendemmia normale, Quindi esatto. il conteggio che di solito si fa in questi giorni ci porta comunque alle prime 2 settimane di Esatto, settembre, quando arriva. sì, noi fondamentalmente non abbiamo mai vendemmiato prima del 20 di settembre, anche insomma in annate strambe o strane, diciamo così, però comunque sì, diciamo che la tempistica sarà quella sicuramente. Ecco, perché poi parliamo comunque di uve sangiovese di Montalcino. Nei miei ricordi di bambina, quando ancora era possibile viaggiare su un trattore, diciamo così, accompagnato dal nonno che lo guidava e io ero sul carrettone, il periodo vendemmiale era inizio ottobre, anzi, diciamo anche i primi 10 giorni di ottobre. Quindi era molto, molto più in là nei tempi piuttosto che adesso. Ma lo ricorda come il periodo d'oro di Montalcino o in realtà il periodo d'oro sono gli ultimi 10 anni? Diciamo che il periodo d'oro di Montalcino si possono definire negli ultimi 10 anni, ecco sì. Noi, il periodo che mi ricordo da bambina era l'approccio all'età d'oro che stiamo vivendo adesso. Però diciamo che di strada Montalcino ne ha fatta tante in questi anni, quindi siamo fortunati, siamo molto fortunati. Lei è una di quelle montalcinesi di seconda barra terza generazione che è andata comunque a formarsi non solo in Italia ma anche all'estero. Esatto, sì. E E poi? ho una laurea in economia e poi ho fatto 6 mesi di stage all'estero a Londra. Quindi ecco sì, ho ampliato diciamo la mia cultura non solo a Montalcino ma anche all'estero. Volevo fare un master in Francia, però ho deciso di ritornare qua subito dopo la laurea in economia a Milano per dare una mano in azienda alla mamma e a mia sorella. E poi 2 anni fa ho fatto la scelta un po' pazzerella di iscrivermi nuovamente a Enologia a Piacenza per prendere la seconda laurea. Quindi ecco sì, sono un po' strana su questo fatto qua. Quindi adesso è tutto un Esatto, Piacenza-Montalcino. adesso è tutto un avanti e indietro Piacenza-Montalcino, sì. E come mai Londra e non negli Stati Uniti, per esempio, come molte tue colleghe? Perché io ho lasciato il mio cuore a Londra, sinceramente la vedo come una città molto più intraprendente e allo stesso tempo molto più, diciamo, accogliente rispetto agli Stati Uniti o New York o qualsiasi altra città degli USA, però diciamo è molto più riservata, ecco, non so come dire, è molto più fresca, ha un approccio diverso alla cultura, alla vita, a quello che è lo stile di vita stesso, ma anche al lavoro, se si vuole. Com'erano i giorni di Londra? Com'era la giornata tipo, i luoghi? Mi alzavo prestissimo la mattina verso le 6, andavo al lavoro alle 8 e rientravo la sera alle 8, quindi ecco, è stata diciamo, una giornata molto, cioè, erano giornate molto intense, quindi al lavoro. Luoghi del cuore, se questo posso dirlo, Hyde Park, io ci ho veramente lasciato il cuore, perché io a parte nata e cresciuta in posti verdi come Montalcino, mi mancava proprio quel polmone verde, no, da respirare, quindi io tutto il tempo libero che avevo lo passavo da Hyde Park. È stata veramente una bellissima esperienza. Però c'è anche Parigi. C'è anche Parigi, sì, Parigi è per definizione la città degli innamorati e quindi ovviamente non può non mancare, no? A Montalcino recentemente si è parlato della questione femminile perché è un giro di consorzio molto maschile, eccetera. Però in Certo. realtà noi sappiamo che Montalcino è molto femminile, non solo come presenza, ma il ruolo della donna è assolutamente di primissimo piano. Di che cosa avete parlato fra amiche in quei giorni nei quali il consorzio diceva no, la facciamo noi uomini? Ma diciamo che io, cioè, non è neanche un problema, ma diciamo che io sono l'unica donna in un gruppo di maschietti con il quale sono cresciuta. E quindi ovviamente sì, è vero, Montalcino negli ultimi anni ha sempre più un'impronta femminile, però rimane comunque, tra virgolette, maggiormente maschile, se così si possiamo definire. Quindi io sono cresciuta ovviamente con tanti ragazzi e spesso mi ritrovavo ad essere l'unica femmina in mezzo a 5, 6, 7, 8 ragazzi e quindi mi ritrovavo un po' spaesata perché non sapevo mai se potevo prendere la parola e se mi prendevo sul serio su quello che dicevo. Però sono fortunata, sì, perché comunque siamo una generazione fortunata perché per quello che possiamo dire è diversa da quella che erano i nostri genitori i nostri nonni.
ci confrontiamo, parliamo spesso, facciamo cene con degustazioni, quindi apriamo anche oltre a quella che è la zona di Montalcino e cerchiamo di imparare perché, come dicevo prima, stiamo vivendo noi l'età d'oro, insomma, di quello che è Montalcino, però dobbiamo ampliare i nostri orizzonti e fare ancora meglio, se possiamo. Ecco, veniamo più nello specifico proprio alle potazzine, 100% Impronta femminile, femminile, impronta esatto. femminile, peraltro da diversi anni un brand tra i più prestigiosi, quelli che fanno lustro comunque a Montalcino. Noi siamo un'azienda molto piccola, quindi, come diceva lei, infatti noi siamo solamente donne, io, mia mamma e mia sorella Sofia. La mamma ha comprato l'azienda nel 93 quando sono nata io. Ed acquistò i primi 3 ettari intorno al casale, che sono qua di proprietà, e successivamente il secondo ettaro a 420 metri, un po' più basso rispetto a dove siamo adesso, quando mia sorella Sofia è nata nel 1996. Quindi ovviamente sono questi due, i due spot più importanti per quanto riguardano le quotazioni. La mamma dice infatti, non avendo avuto più figli, non abbiamo comprato più vigneto, quindi ovviamente ci siamo fermati a questi 5 ettari che oggi abbiamo di proprietà. La nostra è una produzione piccolissima perché facciamo solamente 30.000 bottiglie l'anno, quindi siamo, diciamo, una delle Piccolo. aziende, una media azienda piccola, insomma, a Montalcino, però ce ne sono tante a Montalcino, quindi fondamentalmente siamo una delle tante che portano avanti, diciamo, il nome Montalcino nel mondo. E, produzione completamente naturale perché noi non siamo, diciamo, invasivi sul nulla neanche per quanto riguarda le operazioni sia sul vigneto che in cantina. Biologici certificati, ma non lo mettiamo in etichetta perché per noi è naturale fare quello che facciamo ormai dal 1993, quindi ovviamente produzione naturale, accapannatura, non facciamo cimature, quindi anche la vendemmia ovviamente è manuale, solamente rame e zolfo per quello che possiamo. E poi in cantina lo stesso, lieviti indigeni e fermentazioni naturali, quindi è tutto un processo organico. Fino ovviamente al raggiungimento della botte per 42 mesi per il Brunello di Montalcino e 12 mesi per il Rosso di Montalcino. Ma le scelte agronomiche in questa direzione sono di tradizione familiare, una scelta etica o proprio perché il prodotto ne beneficia? Diciamo che questa è sempre stata la nostra filosofia dall'inizio, quindi come si dice, squadra che vince non si cambia. E abbiamo detto neanche quando c'era la moda della barrique anni fa a Montalcino, che ovviamente tutti dicevano se non utilizzi la barrique non sei nessuno, la mamma disse no, no, per noi solamente botte grandi, quindi quella è la nostra filosofia e l'abbiamo perseguita fino ad oggi e sicuramente sarà quella fino alla fine dei nostri giorni, diciamo così. C'è più Stati Uniti o più Europa nel mondo delle potazzine? Allora, per numero diciamo c'è molto più Europa per le quotazioni, Stati Uniti per dimensione, ma perché quello è normale, sono molti più stati e quindi giustamente essendo molto più grandi richiedono un quantitativo maggiore, però per noi vale molto più l'Europa piuttosto degli Stati Uniti, questo sì. E tutti i paesi indifferentemente, o naturalmente ce ne saranno un paio Londra è il diversi? nostro maggior paese esatto che importa, per i numeri sì. Quindi siamo molto contente. Londra è stata sempre francesista, però negli ultimi 5-6 anni è cambiata completamente. Apprezzano molto di più i vini italiani, capiscono che il rapporto qualità-prezzo non è male e quindi giustamente investono molto di più su di noi piuttosto che sui vini francesi. Questo è un tema, se ne è parlato a Montalcino qualche anno fa, la differenza di prezzo che c'è tra pari grado, fra pari rango tra Italia e Francia, non solo al ristorante ma anche in enoteca. Ecco, questa differenza è ancora così grande? Questa differenza secondo me è ancora così grande, però diciamo che la cultura si sta innalzando, quindi le persone capiscono, vogliono capire che cosa stanno bevendo e quindi una volta raggiunta diciamo quella conoscenza di base che il 90% delle persone hanno, capiscono che a un prezzo diciamo la metà o addirittura inferiore possono bere sicuramente molto meglio rispetto a un top wine che magari invece poi fondamentalmente rischia di essere quello che non è. Che cosa consiglierebbe comunque con una visione di medio-lungo termine, quindi diciamo come direzione strategica per il Brunello? Crescere insieme, secondo me questa è la parola fondamentale per Montalcino. Nessuno deve giocare da solo, ma dobbiamo fare qua squadra e andare avanti insieme. Perché questo è un territorio che ha delle potenzialità grandissime. L'abbiamo dimostrato, speriamo di continuare a dimostrarlo, però crescere insieme, questo è fondamentale. C'è un tema, quello che un consorzio, per esempio, si deve preoccupare
di tutelare tutti e questo comporta inevitabilmente una sorta di velocità di crociera alla velocità del più lento. Certo. È pensabile che si possano creare comunque delle operazioni, delle cordate spot per favorire e comunque promuovere l'immagine del Brunello? Ma io penso comunque che abbiamo una richiesta che è superiore all'offerta che Montalcino dà. Giustamente produciamo talmente poche bottiglie che abbiamo una quantità di richieste che non soddisfiamo nessuno, cioè nessuno, non quelli che vorremmo fondamentalmente. Quindi anche quelli che, tra virgolette, rimangono indietro beneficiano di questa ondata dell'età d'oro che stiamo vivendo adesso e andiamo avanti tutti insieme. E quando va a cena Viola Gorelli che vini predilige? Allora, al di fuori di Montalcino, se non siamo in territorio rosso, vabbè, ovviamente il Barolo, questo è poco ma sicuro. Un buon Borgogna non si disdegna mai, ovviamente, perché no, anche bianchi, bianchi in Italia ce ne abbiamo tantissimi che sono buoni. E ci sono delle aziende di riferimento, per non dire di culto? Dobbiamo fare i nomi? Possiamo fare i nomi? Certo, vale tutto. Allora, per me, per quanto riguarda i bianchi, Villa Bucci non lo batte nessuno. Ampere è il nostro carissimo amico, quindi sì, diciamo che è il nostro bianco preferito in casa e non solo. Quindi al di fuori di Montalcino, Barolo, Borgogna, sì, di bianchi. O Marisa Cuomo anche, perché no? Marisa lo stesso, insieme a Andrea, sono carissimi amici, quindi vogliamo tutti molto bene. Recentemente è stata in Sicilia. La Recentemente sì, sono stato in Sicilia è Sicilia. sicuramente la regione più rampante del vino. Esatto, purtroppo però non ho fatto il giro delle cantine, quindi mi scuso, non posso raccontare niente su questo. Sono stata al mare, colpevole. Con il grillo, immagino. Che cosa dice mamma Gigliola di questo momento climatico così imprevedibile? La mamma spera che la situazione, ecco, se non rimane così non peggiori, ecco, perché la nostra preoccupazione più grande è questa, che andando avanti con gli anni, lei ci scherza, ma purtroppo la verità è questa. Dice, piantami kiwi, perché così se no inizia a essere un clima un po' troppo tropicale per i nostri gusti. E quindi è sempre più difficile seguire le annate, agronomicamente parlando, quindi ovviamente dobbiamo starci molto più dietro. E siamo preoccupate infatti di questa cosa qua, che ci sono sempre annate più imprevedibili che non, alla fine magari non riusciremo neanche a gestire. Però teniamo le dita incrociate e speriamo che vada tutto bene. Già dall'adolescenza, come frequentava le serate, le uscite con gli amici, vivendo in campagna, per quanto una campagna molto privilegiata, però evidentemente con pochi stimoli, diciamo, dal punto di vista dell'intrattenimento. Come cresce una generazione così? Vivendo a Montalcino, e chi è montalcinese lo sa, purtroppo a non ci sono tante attività da fare. Ecco, quindi ovviamente chiusa a novembre, diciamo, la campagna vendemmiale, si sa che a Montalcino, come si dice, si spenge la TV e quindi fino al periodo di Pasqua fondamentalmente non ci sono grandissime cose da fare. E quindi anche nell'età più giovane eravamo soliti ritrovarci in casa, fare cene tra di noi, amici, quant'altro e stappare ovviamente una buona bottiglia di vino, ecco sì. Da qualche mese ha rimesso il mandato di presidente della Ruga. Ahimè sì, ho dovuto farlo purtroppo. Ma che responsabilità ha un presidente? Responsabilità grande, molto grande, perché io sono subentrata nell'anno proprio del Covid, quindi diciamo che il primo anno è stato difficile perché non potevamo fare nessuna attività, eravamo chiusi in casa, non sapevamo quando saremmo ritornati a fare le nostre attività, a rivivere il quartiere. Ed è stato tosto perché mantenere, diciamo, un quartierante affiatato, insomma, anche in questo periodo non è stato veramente facile. E già diciamo che ci sono degli scompensi nei quartieri perché ricambio rigenerazionale non ce ne sono tantissimi. E tenere i ragazzi a Montalcino è sempre più difficile. Quindi è questo che secondo me un presidente deve fare, ovvero mantenere il contatto con i giovani, far sì che i giovani mandino avanti la tradizione che c'è a Montalcino ormai da anni e anni e anni. E che è ovviamente la nostra storia, e quindi questo secondo me è il ruolo fondamentale che deve fare un presidente e il consiglio stesso. Ecco, qualche giorno fa, preparando l'intervista, mi diceva: ma io non ho più le chiavi della... Mi hanno detto sì, ho riconsegnato anche le chiavi, giustamente, sì. Ma in che senso? Come non si può visitare comunque il quartiere perché non ha più le chiavi? Si può visitare, però ovviamente le chiavi sono date a poche, diciamo, persone, se non il presidente, a quelli del consiglio che giustamente hanno il diritto di tenerle. Ecco. Chi ovviamente rimane non ai margini, però comunque rimane un po' più indietro rispetto agli altri, giustamente riconsegna le chiavi e dà il mandato ad altri di mandare avanti il lavoro.
quartieri si sfidano e ogni anno alla metà di agosto c'è il trofeo delle cacce. Esatto, il torneo d'apertura. Che cos'è in particolare? Allora, questo torneo consiste in particolar modo nei quattro quartieri di Montalcino, che sono la Ruga, il Borghetto, il Travaglio e il Pianello, che si sfidano in una gara di tiro con l'arco. Ovviamente ci sono due arcieri per quartiere che totalizzano ovviamente il maggior numero di punti, tirando ovviamente a un cinghiale, a una sagoma di un cinghiale, che ogni anno diventa sempre più piccolo, perché inizialmente era molto più grande di adesso, e quindi chi totalizza il maggior punteggio porta a casa la vittoria. Quindi non si tira sui tabelloni, ma... No, ma su questa sagoma di cinghiale che ovviamente a Montalcino prolifera di cinghiali in questo periodo. Sembra Roma. Esatto, è vero. E il vincitore, il quartiere vincitore, che cosa riceve? Il quartiere vincitore, se è il torneo d'apertura delle cacce, riceve una medaglia, altrimenti durante la saga del tordo una freccia. Se non è ovviamente l'edizione speciale, che quindi è la freccia d'oro, lo dice la parola stessa, riceve una freccia d'oro durante la saga del tordo. L'appartenenza al quartiere è paragonabile a quella di Contrada a Siena? Diciamo di sì, sì, noi siamo ovviamente i quattro quartieri di Montalcino, sono gemellati con alcune quartiere, con alcune contrade di Siena. Diciamo. Quindi la Ruga è gemellata con la Tartuca, il Travaglio è gemellato con la Selva, il Borghetto è gemellato con la Giraffa, e il Pianello è gemellato con l'Onda, se non sbaglio. Quindi sì, diciamo che la vita che fanno a Siena per quanto riguarda il Palio lo facciamo noi tramite il nostro quartiere qua a Montalcino.